Adriano, se rientri dopo la squalifica, voglio partire però da questo gol che un po' ti manca, no? Da Arezzo Gualdo. Quanto ne hai bisogno anche a livello personale? No, aiuta perché aiuta tanto il gol, però l'importante è il risultato adesso come adesso. E i gol io penso che arriveranno, l'importante è continuare a lavorare bene e arriveranno. Campionato con il Sansepolcro, mercoledì poi c'è la Coppa Italia, l'Arezzo è in corsa su due fronti, forse dovrà giocare anche i playoff, diciamo forse, ma il campionato, ecco, quanto ci crede ancora la squadra? No, il campionato ci crediamo perché, ho detto prima, basta che noi dobbiamo sbagliare sicuramente meno dalla Pistoiese e dalla Pianese, mettiamoci anche la Pianese perché sono lì davanti, però noi ci crediamo perché basta che sbagli una partita, vai meno tre, è tutto riaperto. Domenica arriva il Sansepolcro, che è l'unica squadra che ha battuto l'Arezzo, no? Quasi un girone senza sconfitte, 16 risultati utili, eppure nell'ambiente non c'è grande soddisfazione. Come ti spieghi questa cosa? Ma è normale perché abbiamo fatto un grosso precampionato, magari la gente si aspettava sicuramente di più, ma secondo me siamo ancora in corsa. Siamo ancora in corsa e noi ci crediamo ancora, continuiamo a crederci finché la matematica non ci condanna. Chiedo di fare un po' di autoanalisi, no? Perché tu hai segnato 7 gol nelle prime 9 giornate prendendo anche un sacco di rigori, poi hai un po' rallentato. Da cosa è dipeso questo? Ma sicuramente da me, dal mio rendimento che è andato calando sicuramente. E adesso l'importante è non passarsi la testa e ripartire forte come all'inizio. Arezzo Sansepolcro per te che partita è? Anche ripensando all'andata, no? Quando eri un ex, però insomma il passaggio si era consumato da poco, adesso invece sono un po' di mesi che sei qua, ecco, che partita sarà per te a livello personale? Io laggiù ho lasciato dei bei ricordi, però il passato è passato, c'ho anche un brutto ricordo e tanta amarezza per l'andata, quindi noi cerchiamo di fare il massimo, di portare il risultato a casa. Tu sai come il Sansepolcro prepara queste partite, ha cambiato anche allenatore, c'è Falcinelli che conosci bene, che squadra ti aspetti domenica? Ma è una squadra agguerrita perché io l'ho vissuta anche di là e quando giochi con l'Arezzo è la partita dell'anno, cerchi di prepararla al meglio, vieni qui con il coltello tra i denti e noi non saremo da meno. Un'ultima cosa banalissima ma che si chiede sempre in questi casi, soprattutto quando l'attaccante è un ex, se segni che fai, esulti? Ma io penso di sì anche perché è un po' che non segno, quindi fatemi esultare.